Buonasera siciliani e siciliane e bentornati a una nuova edizione del TG Antudo. Ieri è arrivata la sentenza del Tribunale di Palermo, un anno di sorveglianza speciale per Chadli Alwi, giovane studente universitario, attore teatrale e istruttore sportivo palermitano. Chadli è attualmente sottoposto a una forte limitazione delle libertà personali. Non potrà partecipare a qualsiasi riunione politica o manifestazione pubblica, all'obbligo di rientro entro le 20:30, il ritiro della patente di guida e la necessità di richiesta di autorizzazione alla questura per qualsiasi attività lavorativa che richieda lo spostamento al comune di Palermo. La sorveglianza speciale, frequentemente utilizzata per reati di tipo mafioso e di spaccio, questa volta a Palermo è stata disposta non per reati comuni, ma politici. Negli ultimi mesi una larga fetta di società civile palermitana, e non solo, si era stretta intorno a lui per opporsi alla richiesta della questura. Colleghi, compagni, registi, attori, docenti universitari, realtà politiche e sociali, più di un migliaio di firme raccolte in suo sostegno. È il giorno della prima udienza, un presidio fuori dal tribunale ribadiva che l'impegno sociale non può essere considerato pericolo sociale. Dopo alcuni rinvii, la sentenza del Tribunale ha ridimensionato la richiesta della Questura, riconoscendo l'incompatibilità della maggior parte degli elementi forniti con la fattispecie della pericolosità sociale. Nonostante ciò, ha comunque disposto l'applicazione della misura per un anno. Per il Tribunale di Palermo, dunque, Chadli è un soggetto pericoloso da controllare e da reprimere perché macchiatosi di un grave crimine, non essersi mai girato dall'altra parte davanti alle ingiustizie, alle discriminazioni e alle disuguaglianze sociali. Ma come si legge nell'appello pubblicato dalla pagina L'impegno sociale non è pericolo sociale, no alla sorveglianza per Chadli, se in questa società c'è un prezzo da pagare per la presa di posizione a fianco dei lavoratori e degli studenti a difesa del territorio nelle lotte antifasciste, è la società che va cambiata. E concludono. Chiunque abbia a cuore la libertà di esprimersi e lottare, chiunque crede in un futuro più giusto, sa già da che parte stare. Cambiamo argomento e torniamo a parlare del progetto del parco eolico offshore a largo della costa occidentale siciliana. I sindaci di metà dei comuni della provincia di Trapani hanno preso la decisione di esprimere parere sfavorevole alla richiesta di concessione in una videoconferenza. Il progetto, che inizialmente era stato presentato dalla Renexia SPA dal 12 aprile, è stato preso a carico da una nuova società, la Medwind Italia SRL. Con il parere dei sindaci si allarga il coro de no al progetto sull'eolico. Mancano adesso all'appello solo alcuni comuni del Trapanese che dovrebbero esprimersi nei prossimi giorni. L'ultima parola sul progetto spetta ai ministri. I ministeri dovrebbero necessariamente tenere in conto la volontà univoca della comunità e degli enti locali. Non ci stupirebbe però che le istituzioni nazionali decidessero per l'ennesima volta di scavalcare le decisioni dei territori e imporre opere devastanti in nome dell'interesse nazionale. Io con questo chiudo l'edizione di oggi e vi do appuntamento a domani, sempre alle 19, e replica alle 20:21:45 su TVM, canale 18 del Digitale Terrestre.